con la mente e con il cuore, Namaskar. Bene, siamo giunti a una parte extra, una parte alternativa della nostra, del nostro percorso dello yoga antico, che è quella delle asanas. Io tempo fa avevo proposto un tipo di asana molto dinamico attraverso delle sequenze personalizzate da 30, 20 e 45 minuti, che prendeva il nome di Ashtanga Vinyasa Yoga. Ebbene, è importante anche comunque praticare delle asanas in maniera molto fluida, anche perché nel momento in cui si praticano le asanas in maniera molto predefinita o in maniera molto ginnica, non diamo spazio al rilassamento e alla flessibilità del nostro corpo. Oggi vorrei introdurre quindi un altro stile di asanas che prende il nome di Anukalana Yoga. È stato insegnato dal mio maestro, dal mio insegnante durante la mia pratica, e l'Anukalana Yoga consiste nell'integrazione tra due tipi di stili, o meglio, l'arte marziale del Tai Chi e lo stile appunto delle Asanas Yoga. Ogni tipo di movimento deve essere fatto in maniera lenta e ogni movimento deve essere seguito da un tipo di respirazione che si chiama respirazione articolare, dove nel momento in cui inspiro stendo i miei arti, i miei muscoli, e quando espiro rilasso in maniera impercettibile il muscolo stesso. Respiro praticamente sia con i polmoni, con la mia gabbia toracica, che chiaramente con i miei muscoli. Questo è importante perché in qualche modo le asanas verranno ancora più facili da praticare. E quindi cominciamo brevemente a mostrarvi il tipo di yoga, il tipo di asanas che possiamo praticare. Se poi vorrete approfondire questo tipo di pratica, non esitate, vi prego, a contattarmi. Avete molti contatti miei, quindi se vorrete praticare sarà un piacere condividere con voi. Allora, immaginiamo inizialmente di porci nella posizione della montagna, ossia Tadasana. Chiudiamo gli occhi, rilassiamo le nostre giunture, rilassiamo le ginocchia e rilassiamo anche le mani. Iniziamo a sentire il contatto dei piedi, della pianta dei piedi, delle dita dei piedi appoggiate al tappetino, appoggiate al pavimento. Sentiamo la morbidezza, la freschezza, il cambio di temperatura dei piedi, del corpo sul tappetino. Posizione della montagna è la posizione base dalla quale si può partire, e con dei brevi intensi movimenti del bacino possiamo anche definire il nostro equilibrio. Possiamo compiere sempre gli occhi chiusi nei piccoli cerchi. Adesso introduciamo la cosiddetta respirazione articolare, quindi nel momento in cui inspiro stendo leggermente gli arti, stendo anche le ginocchia. Tutto deve avvenire chiaramente in maniera impercettibile, adesso lo evidenzio molto di più, e quando espiro inspiro, stendo, espiro, rilasso. Immaginiamo di trasferire l'energia da una mano ad un'altra. Ogni volta che inspiro, stendo. Ogni volta che espiro.
Inspiro con la respirazione articolare, stendo e espiro. Ora lascio cadere le mani, posizione iniziale, divarico le gambe e inspirando, stendo il mio corpo, quasi come se volessi abbracciare un sole, come se volessi abbracciare il mondo, ed espirando rilasso. Il tutto dovrebbe essere svolto in maniera impercettibile. Inspiro, stendo, espiro, rilasso. Questa posizione viene chiamata anche Suryasana, ossia Surya, Sole, Asana, posizione confortevole. Inspiro, espiro. Inspiro. Giriamo il piede destro 90 gradi, giriamo il nostro bacino seguendo la lunghezza della gamba destra, inspiro ed espiro, rilasso. Posizione del guerriero 2, inspiro ed espiro, rilasso. Vedete, non seguiamo per forza delle asanas, ma seguiamo dei movimenti fluidi attraverso l'arte del Tai Chi e delle asanas. Inspiro ed espiro, vado giù. Una lenta fluida. Inspiro ed espiro, rilasso. Senza forzare la nostra muscolatura, inspiro, schiena dritta ed espiro, rilasso. Inspiro, mi alzo in maniera molto fluida, rilassata, giro il piede destro di 90 gradi, il piede sinistro lo giro di 90 gradi, giro anche il bacino, inspiro, vado nella posizione del guerriero ed espiro. Inspiro, stando attento all'allineamento del corpo, ed espiro, rilasso. Inspiro ed espiro, rilasso. Inspiro e ritorno in maniera fluida nella posizione. Vado ad accennare il saluto al sole, quindi all'inizio del tappetino, uniso i piedi e pratico il Surya Namaskara, saluto al sole, inspiro, espiro in maniera fluida, vado giù in Uttanasana, testa di ginocchia, muovo quasi come un cia-cia-cia, le gambe, corpo,
Inspiro, schiena dritta. Inspiro, porto la gamba destra indietro, ginocchio a terra. Inspiro. Mi apro. Ed espiro. Giù. Passo. Mi attengo, respiro, vado nella posizione che la trave, centrale andata. Qui posso muovere. Nella posizione del cane, Adho Mukha Svanasana, anche qui ogni volta che inspiro stendo, ogni volta che espiro rilasso il mio corpo, cerco addirittura il contatto della testa al tappetino e muovo le gambe a destra e a sinistra, avanti e indietro. Dopodiché inspiro, sollevo la gamba destra in questo modo, la estendo in maniera evidente e ogni volta che espiro porto il piede destro avanti, ginocchio tocca il pavimento, inspiro. Estendo ed espiro, vado giù, ancora una volta, rilasso. E porto la gamba sinistra in avanti, inspiro, espiro, vado giù, testa alle ginocchia, inspiro, rilasso vertebra dopo vertebra, e inspiro, vado su, posizione di Namaskara, facciamo sull'altro lato, inspiro, respirazione articolare, stendo, espiro, rilasso, giù piano, giù, testa alle ginocchia, inspiro, rilasso, avanti, indietro, destra, sinistra del corpo, inspiro, porto il piede sinistro indietro, ginocchio tocca il pavimento, inspiro, stendo le mie braccia del mio corpo ed espirando giù porto il piede destro indietro, posizione della trave, destra e sinistra del mio corpo. Ogni volta che inspiro sento il contatto del mio palmo, dei miei piedi al pavimento, vado nella posizione del cane, inspiro, ogni volta che espiro, ogni volta che inspiro mi stendo ed ogni volta che espiro rilasso. A questo punto inspiro un'altra volta, sollevo la gamba sinistra, muovo il tallone, muovo la caviglia sinistra ed espirando porto la gamba e il piede sinistro avanti, inspiro, mi apro in Suryasana da seduto ed espiro, vado giù, rilassando. A questo punto sollevo la gamba destra con il piede, lo porto in avanti in Uttanasana ed espirando, rilasso. Inspiro vertebra dopo vertebra, salgo. Stendo le mie braccia e vado in Surya Namaskara. Mi fermo un attimo. Posizione di Tadasana per sentire gli effetti benefici dell'asanas. Dovremmo vedere anche sulle mani dei puntini rossi. Bene, questa è l'energia, il prana, o meglio il sangue che fluisce e che è fluito anche nei nostri arti inferiori e periferici. Questa è una pratica molto interessante che sto seguendo e porta sicuramente benefici. Vi
dato attraverso il saluto al sole una dimostrazione di ciò che insegno e ciò che condivido con i miei fratelli e le mie sorelle. Se vorrete più informazioni riguardo questo tipo di asanas, questo tipo di pratica, non esitate a contattarmi o a lasciare dei commenti. Vi ricordo che ho anche una pagina Facebook nel caso vi interessi, con appunto il mio nome e cognome. Con la mente e con il cuore, Namaskar.